Carissime spose, telespettatori, amici di Wedding TV, la TV del matrimonio, e che seguite la nostra piattaforma del wedding, benvenuti in Spagna. Siamo appena arrivati a Barcellona per seguire e raccontarvi la Barcellona Bridal Fashion Week, l'evento più importante certamente in Europa, che racchiude in queste grandi, immense strutture le aziende che propongono in anteprima le collezioni per gli sposi del 2024. Saranno dei giorni molto belli, impegnativi, lunghi, ricchi di moda, di eventi, di sfilate, di incontri, di appuntamenti, ma anche di vita della bellissima città di Barcellona, che in questo momento è affollatissima di turisti, non solo quelli ovviamente interessati all'evento fieristico dove noi ci troviamo per raccontare appunto le novità, le anteprime per gli sposi, ma c'è tanta gente che da tutto il mondo arriva in questa bellissima città per visitarla e per frequentarla anche per qualche giorno. Noi non faremo certamente i turisti, ma all'interno di queste strutture della Barcellona Bridal Fashion Week, al centro, nel cuore della bellissima città, faremo e raccoglieremo dei servizi, realizzeremo delle interviste, vi proporremo delle immagini, ma soprattutto vi faremo vedere in anteprima quelle che saranno gran parte delle collezioni del 2024, per aiutarvi a scegliere l'abito da indossare per il vostro giorno più importante. Lo faremo per le spose, ma lo faremo anche per gli sposi, perché tutto qui è possibile e tutto qui accade in anteprima per il 2024. Tra un attimo incontreremo anche Tiziana dell'Atelier Piazza di Spagna, una sua collega che arriva da Ciampino, sempre dall'Italia, quindi dal Lazio, a confronto due atelier, due colleghe di regioni diverse. Vedrete in questo servizio anche alcune parti delle sfilate di Juana e di Nicole Milano, e se riusciremo anche l'intervista tra poco a Nicole Cavallo. Quindi benvenuti a Barcellona, godetevi i nostri servizi, rilassatevi seguendo quello che sta accadendo in questa bellissima città, in questo che è il mondo della moda sposa del 2024. Bentrovati da Marco Renzi. L'occasione anche di incontrarsi, di rivedersi, la Barcellona Bridal Fashion Week, intanto tra colleghe, che credo sia una cosa molto bella, oltre che sentirsi al telefono, sono momenti da condividere con Tiziana dell'Atelier Piazza di Spagna, Maria Davino Spose, Roma, Lazio, siamo quindi centro Italia, sud Italia, colleghe e anche amiche da un po', Tiziana? Sì, da tanto tempo, perché sia io che Maria da tanto siamo in questo settore, e quindi ogni anno ci ritroviamo fortunatamente dal vivo. È vero che durante l'anno ci sentiamo per telefono, ci diamo dei consigli, ci scambiamo, perché no, anche degli abiti, perché delle ragazze a volte cosa ti chiedono dopo che fai più di 1000 capi, cosa ti chiedono? Proprio quello che non hai. E quindi tra di noi giustamente ci diamo una mano, perché la collaborazione tra colleghi è fondamentale. Un grande evento, Maria, quello di Barcellona, e il mondo della sposa in tutti i sensi. È vero, è un evento importantissimo. Noi ogni anno non vediamo l'ora di venire qui, perché vediamo le nuove collezioni,
condividiamo anche tante emozioni, tanti consigli e poi siamo pronti per Rispose 2024, no? Quindi, che novità abbiamo? Io ho visto insieme a voi già i primi show, le prime anteprime. Grandi novità, mi pare, anche abiti nuovi. Tanti abiti nuovi, tanti abiti che brillano, quindi saranno contente le nostre spose, tanti abiti scintillanti. Comunque c'è tanta femminilità, c'è tanta innovazione e poi ci sono anche degli abiti molto belli, preziosi, ma anche semplici per le spose che vogliono delle cose un pochino più delicate. Ecco, vediamo anche le immagini dell'evento di Nicole che è terminato da poco. Tiziana, stupefacente anche lei. Sì, sì, Nicole ci sorprende sempre, riesce sempre a farci emozionare, fortunatamente. Ci presenta sempre degli abiti che sono al passo con i tempi, abiti che riusciamo comunque a presentare a queste nuove spose che possono avere fasce di età differenti, ma devo dire quando ci si sposa un po' il gusto si accomuna perché si sceglie l'abito elegante, ma soprattutto l'abito bello che faccia sentire ogni donna, donna femminile, bella nel giorno più importante della propria vita. Mi pare che ci sia grande affluenza, questi sono segnali positivissimi per il settore, Maria. È vero, perché c'è tanto entusiasmo dopo i brutti periodi che abbiamo passato, ritrovarsi qui, vedere le sfilate, emozionarsi e dal vivo è tutta un'altra cosa. Giorni intensi, tanti impegni, tante collezioni, tanti show, tanti abiti, Tiziana, per le vostre spose. Sì, sicuramente andiamo a confermare quelli che sono già i brand presenti all'interno dell'atelier, però perché no, ci faremo tentare anche da nuove cose, da nuove aziende, da nuovi marchi, così da portare sempre qualcosa di fresco all'interno dell'atelier per le nostre spose. Grazie, no, Maria. Maria, anche tu qui veramente. Hai l'occhio molto attento. Sì, ma è proprio vero, condivido in pieno quello che dice Tiziana, perché noi confermiamo ogni anno i nostri brand, però siamo sempre alla ricerca di novità e quindi qui la troviamo sicuramente. E questo è il posto giusto. Anche perché le ragazze arrivano e chiedono sempre qualcosa di nuovo, di diverso, e poi c'è sempre quella sposa che ti dice: voglio un abito che non sia proprio l'abito da sposa. E allora io e Maria ora ci rimbocchiamo le maniche e ci mettiamo alla ricerca di tutto quello che ci chiedete per il 2024. È proprio quello di stupire le nostre spose. Sono e quindi certo, ce la mettiamo tutta. Sono certo che nei vostri atelier prestigiosi, importanti, calabrese e romano di Ciampino, sì, riuscirete a stupire come sempre avete fatto, anzi dopo Barcellona ancora di più. Assolutamente, vero Tizi? Dai, buon lavoro a voi e buona fiera. Grazie, grazie, grazie. Con Carmelo Valenti dalla Sicilia in Spagna, lui è costantemente in giro per il mondo alla ricerca degli abiti più belli, delle collezioni migliori per i suoi atelier. Parliamo intanto di quello di Siracusa, come stai? Bene, bene Marco, grazie, è sempre un piacere vederti, sei una persona grazie. Di casa ormai da noi, infatti molto presto sarai ad Ortigia nel nostro bellissimo atelier. Nella nostra bellissima Siracusa. Io ci sono già stato, lo il posto so, è meraviglioso, so, gli atelier anche, sì, siete molto ospitali, grazie a te Carmelo. Grazie, grazie. Niente, sono a Barcellona in un'altra meravigliosa fiera di brand internazionali, sono nello stand che amo tanto di Nicole, tra cui per me una delle aziende più belle al mondo e che le nostre spose cercano sempre e trovano in esclusiva da Valenti Sposa Atelier a Siracusa. E come dico a tutti i miei clienti, ormai abbiamo uno slogan da più di un anno, clienti belli e valenti, vi ringrazio sempre per la fiducia e soprattutto tanto a mia moglie che dà il massimo di se stessa. La saluto anch'io la signora. Anche nel servizio Sartoria. E la figlia anche. E Maria Costanza, il mio grande amore. Soprattutto, come ti dicevo, fa la differenza nel servizio sartoriale, dove noi cerchiamo di accontentare tutte le richieste, dove è possibile farlo, delle nostre bellissime spose. Perciò sposine, vi aspettiamo con tantissime novità 2024,
tra cui anche la bellissima Nicole a Siracusa Ortigia, da Valenti sposa Atelier. Grazie a Carmelo, presto. Buon lavoro e buon grazie rientro a te, Marco. In Italia e Sicilia tra qualche giorno? Sì, sì, 3-4 giorni saranno qua tosti. Merita l'evento, merita. Sì, merita, merita. Carmelo, Valenti, grazie e buon lavoro. Grazie Marco, grazie a tutti, arrivederci. Grazie. Siamo nel mondo degli accessori essenziali per completare l'outfit di ogni sposa, scelti con gusto, scelti bene, scelti con qualità. Lui è un grande professionista, oltre che un amico. Grazie, Salvatore Marco. Scotti di Italian Accessori. Ciao Salvatore. Sì, salve, un saluto a tutti. Con Marco ci conosciamo da tanti anni, quindi tra le varie fiere nel mondo. Nel mondo. Ricordo con un po' di nostalgia, devo dire, certo, il nostro viaggio a New York qualche anno fa, che ripeteremo presto, secondo me. È un mercato sempre di riferimento, ovviamente. Per noi siamo ovviamente in questa splendida cornice, insomma, di Barcellona, la quale è diventata una fiera importantissima, ovviamente, dove frequentatissima, sì, dove arrivano clienti da tutto il mondo e dove ovviamente presentiamo la nostra collezione rigorosamente Made in Italy, presentando il lusso più sfrenato, perché noi abbiamo una linea di prodotti veramente alta di lusso. Non per tutti quanti ovviamente, ma per una certa categoria di clienti. E di abiti? E di abiti ovviamente. E di abiti. Per accessori cosa intendiamo, Salvatore? I tuoi accessori di cosa parliamo? Ma parliamo di veli, ovviamente, che è un accessorio fondamentale per le spose. Parliamo di gioielli, il nostro forte ovviamente, e poi di scarpe. Di ogni tipo? Di ogni tipo. Quindi andiamo a completare. Per ogni sposa, per ogni... Andiamo, esatto. C'è un total mood, diciamo, dopo l'abito da sposa, di cui insomma possiamo esserne fieri, dai, diciamo così. Made in Italy, ma il tuo mercato non è solo italiano, immagino. No, assolutamente, noi veniamo in questa fiera solo, diciamo, prevalentemente per il mercato estero. In Italia già siamo consolidati oramai, insomma sono 30 anni che siamo in questo settore, quindi oramai abbiamo dei clienti fidelizzati, storici, che conoscono, perfetto, e apprezzano il tuo lavoro. Veniamo e le tue qui, scelte, certamente, di questi sì, anni. Certamente. Veniamo qui ovviamente per il mercato internazionale, è quello che ci interessa d'altronde. Beh, possiamo dire e confermare che la qualità, la serietà e la credibilità premiano sempre. Ah, il certo. Lavoro viene premiato prima, negli anni. Insomma, dopo 30 anni in questo settore non abbiamo più tante cose da dire, nel senso che ci conoscono oramai, ci conoscono tutti, quindi abbiamo seminato bene e siamo contenti, insomma. Tra i tanti accessori che scelgono i tuoi clienti, per clienti intendiamo atelier, qual è quello più acquistato, che ti richiedono di più, tra velo, scarpe, gioielli? Ma diciamo che il velo è quello un po' più complesso, perché è l'accessorio dove si può più spaziare come stile, nel senso che si parte da veli di pizzo, veli ricamati, veli con ricamo in pizzo, mantiglie, quindi c'è una vasta scelta. E ovviamente il cliente è non semplice. No, ma esatto, e il cliente è soddisfatto perché gli offriamo un ventaglio, diciamo, di offerta esagerato. Ovviamente esagerato, sì. E la sposa alla fine troverà nell'atelier dove trova ovviamente la nostra collezione, riesce sempre a trovare il giusto velo da abbinare all'abito. Che è importante. È fondamentale, la scelta del velo va a completare la bellezza, certamente, l'eleganza, esatto, l'esclusività di ogni sposa e di ogni abito. Perfetto, esatto. Salvatore, grazie, no, grazie. Buona a te. Permanenza a Barcellona, ci rivediamo in Italia e speriamo di tornare presto insieme a New York. È sempre un piacere, saluto tutti quanti voi e ci vediamo a New York sicuramente. Ciao Salvatore, grazie. Grazie a te, ciao. È stato un ciao. Piacere.
voglio parlarvi, raccontarvi, ma anche farvi vedere quella che è l'espressione della massima sartorialità, dell'artigianalità italiana, del miglior made in Italy. Sono con Giovanni Bianchi, amministratore delegato appunto di Lubiam, direttore dell'ufficio stile, e ci incontriamo di nuovo, questa volta non in Italia ma a Barcellona. Benvenuto su Wedding TV. Grazie mille, è un piacere rivederti. Grazie, grazie a lei, in uno spazio chiaramente rivolto al mondo maschile, al vostro stile che vi caratterizza, vi distingue in Italia soprattutto, ma anche nel mondo. Assolutamente sì, è un'occasione per presentare le nostre collezioni, penso nella fila più importante al mondo della sposa e dello sposo, e è il modo per condividere con i nostri clienti tutte le nostre nuove creazioni, le nostre nuove proposte. Di quello vorrei parlare, di quelle che saranno un po' le novità che in modo particolare caratterizzeranno i vostri abiti. Sono già distinguibili, sono già unici, si differenziano sicuramente, è facile identificare un abito, una giacca Lubiam, ma cosa accadrà il prossimo anno? Il prossimo anno abbiamo lavorato tantissimo sui colori, tantissimo ancora sulle vestibilità. Oggi la vestibilità e la manualità che mettiamo nei nostri capi è quello che ci distingue sul mercato. Oggi ne abbiamo più di 110 anni di storia di produzione di capi spalla, io sono la quarta generazione, quindi cerchiamo di portare tutto il nostro saper fare sui nostri abiti. Oggi penso che la vestibilità e il comfort siano fondamentali per il nostro sposo. Parliamo un attimo del Made in Italy, perché voi siete completamente Made in Italy, lo siete da sempre. Questo forse indubbiamente oggi è anche la vostra forza. Assolutamente sì, noi abbiamo la nostra produzione a Mantova, siamo nati lì con mio bisnonno, quindi oggi il Made in Italy ci distingue per la qualità, per il servizio, per la velocità in cui riusciamo a intervenire sul mercato e per tutti quei punti di qualità che oggi solamente le mani esperte che abbiamo noi riescono a mettere sui capi. È un prodotto di altissima qualità che si trova nei migliori atelier, e parliamo agli italiani, visto che noi siamo una TV prettamente sicuramente tematica, ma che si rivolge a un pubblico italiano. Anche la scelta dei vostri rivenditori credo sia una scelta oculata quella che fate. Assolutamente, cerchiamo di fare molta selezione sul punto vendita, tanto in Italia, sempre di più anche sull'estero, devo dire, e cerchiamo dei partner che possano capire e spingere tutto quello che oggi noi mettiamo sul prodotto. Made in Italy, estero, mercato italiano, mercati stranieri, chiaramente immagino che l'Italia ricopra gran parte del vostro business e fatturato, ma dove Lubiam in questo momento è forte o vorrà rafforzare la propria presenza? Oggi indubbiamente il mercato italiano è più forte, stiamo crescendo molto in Spagna, quindi anche il fatto di essere qua a Barcellona è nato per quello. Devo dire che la Germania e l'Austria, e quindi i paesi subito confinanti con noi, stanno sempre più capendo questo mondo, hanno anche qualche idea diversa, quindi ad esempio tutto il mondo dei chiavi è anche indirizzato tanto su questi mercati, anche il nord Europa devo dire che sta diventando sempre più importante, quindi in questo momento ci stiamo concentrando su tutto quello che è il mercato europeo. Lubiam sposo, Lubiam cerimonia, Lubiam per un evento importante, cosa distingue il cliente Lubiam? È un cliente che vuole comunque apparire poi in modo sobrio, in modo elegante, non vuole essere troppo eccentrico, quindi noi cerchiamo di trovare quel giusto equilibrio tra rinnovamento ed eleganza. È un cliente che è alla ricerca del dettaglio e dei punti qualità. Devo confessarle che io nella mia cabina armadio ho tante giacche e tanti abiti vostri. Questo mi fa molto piacere. E quando devo fare un po' la differenza e sentirmi un po' più a mio agio, perché questa è la verità, quando indosso una giacca Lubiam me la sento mia, così come l'abito. Quello è la nostra mission, devo dire, quello è il nostro obiettivo ed principale. È vero, sì. Ve lo confermo personalmente. Grazie mille. Ne approfitto per salutare la Fassiolo Rappresentanze, l'amico, certo, Cesare, che non è qui, che è in Italia, purtroppo, in Sicilia, sì, che vi rappresentano e portano avanti il messaggio Lubiam, devo dire, con grande qualità sempre. E lo saluto anche io, e ci dispiace che non sia qua con noi. Grazie. Grazie a Giovanni Bianchi, buon lavoro qui a Barcellona, ci rivediamo magari in Italia, speriamo prima o poi di poter visitare la vostra sede a Mantova molto e la volentieri vostra produzione. Questo sarebbe molto bello per noi. Grazie, buon lavoro. Grazie, grazie. È stato un piacere. E grazie a tutti.
Paolo Ciavarro, che è accanto a noi, è testimonial, ambasciatore di questo Made in Italy in Italia e nel mondo. Benvenuto su Wedding TV. Grazie, grazie mille. Grazie a te Paolo. Intanto parliamo subito della vestibilità, dell'eleganza, della comodità e della scelta che è stata fatta in modo reciproco appunto, sì, tra te e l'azienda. Allora, intanto per me è un grandissimo orgoglio, ecco, rappresentare, essere il testimonial di questo marchio storico della tradizione proprio italiana, quindi per me è un grande orgoglio e gli abiti, insomma, li avete visti, sono meravigliosi, hanno una vestibilità appunto fantastica e non è il fisico. No, che c'è. Non c'è, quindi no, devo dire, è stato molto bello indossare questi abiti. Chissà, magari arriverà anche il matrimonio per me. Ma chissà, ci stiamo lavorando. Ci sto lavorando. Ed è già tanto. Scegliere te come testimonial, l'azienda è un'azienda di grande spessore, quindi credo sia stata una scelta sicuramente mirata, fatta con attenzione. Credo che tu sia quello che più rappresenta in questo momento meglio l'immagine aziendale. Sì, questo ringrazio assolutamente l'azienda e, come ho detto prima, per me è veramente un orgoglio e non potrei essere più felice, ecco, quindi sono veramente felice. Paolo, tu parlavamo prima di telecamere, sei nato tra le telecamere, sì, cinema, film, sì, e sì, ti sì. Sei ritrovato a fare televisione. Sì, alla fine sì, sono contentissimo, è stato un percorso lungo, poi mi sono ritrovato appunto a fare TV da un giorno a un altro, è stata un po' una casualità, però ad oggi è il mio lavoro. Sono contento di quello che faccio, sono contento della mia vita e sicuramente devo ringraziare ovviamente, insomma, tutte le persone che hanno creduto in me e anche i miei genitori, insomma, che poi sono cresciuto in questo mondo. Sei cresciuto, ti ha indubbiamente aiutato, ti sei formato, hai seguito una tua strada, un tuo percorso, ma ti chiedo, di mamma e di papà, cosa hai appreso da entrambi? Quale caratteristica secondo te? Allora, secondo me la caratteristica più importante che loro mi hanno insegnato è l'umiltà e anche la gratitudine, no? Quindi l'umiltà nel rimanere sempre appunto fedele a ciò che siamo, nonostante poi magari il percorso di crescita proprio professionale, e poi anche la gratitudine, ecco, quindi riconoscere le persone che hanno creduto in te, insomma, è importante. Paolo, grazie. Grazie a voi, grazie a voi. Buona permanenza a Barcellona, grazie. Buon lavoro, ciao, tutti i giorni. Ciao. Forum ormai da tanti anni. E adesso tutti anche i giorni, canale per... 5 Rete 4, mi raccomando. Ciao Paolo, grazie, ciao, buon ciao, lavoro. Grazie a voi. A te. Ciao. Ciao. Brindisi che vogliamo fare insieme ad un'amica del nostro canale che arriva dalla Calabria, dell'atelier Boom Bon da Polistena, Mirella. Qui lo facciamo insieme allo staff di Justin Alexander, dove ci troviamo, brindando alle novità. Grazie, thank you, it's for you, grazie, thank you. Mirella, come stai? Bene, bene, sono felice di essere qui a Barcellona. È stato un anno ricco di successi e soddisfazioni, quindi brindiamo al 2024. Al 2024. Che sia una stagione ancora migliore. Motivo per cui tu, lo staff, siete qui, Mirella. Siamo tutti qua. Per scegliere gli abiti da portare nei vostri atelier. Assolutamente sì. Ti vedo contenta, felice di quello che stai scegliendo, immagino. Collezioni veramente belle e tanta soddisfazione a vedere questa realtà che per me Barcellona è la prima volta. È la prima volta? Prima esperienza. Beh, sono contento che tu sia qui intanto, che tu la possa vivere in questo modo e soprattutto che tu possa, grazie al tuo lavoro, realizzare il sogno di tantissime spose e clienti. Bene. Auguri. Grazie. Per ad un 2024 spumeggiante. Non è anno nuovo, ma ci stiamo lavorando. Certamente. Grazie a voi.
Siamo in un mondo affascinante rivolto alle spose. L'azienda si chiama Demetrios, qui abbiamo il signor Demetrios in persona. Nice Ciao. To meet you. Nice to meet you. Piacere. Elenin, che è la figlia, che parla un po' italiano, e adesso con lei parleremo un po' dell'azienda, degli abiti, delle novità con Amedeo dell'Atelier Sposa Fashion di Vibo Valencia Calabria. Ciao Marco, guarda che mondo bellissimo, straordinario. Demetrios, abiti strepitosi, belli, eleganti, raffinati, puliti, diversi tra di loro, che vestono tante spose per tanti gusti differenti. Sposa Fashion sta scegliendo gli abiti di Vibo Valencia, solo Demetrios, esclusiva Demetrios. per voi, vi adora, sì. Sposa Fashion love you. Thank you. Grazie mille, we love you. E anche tante spose. Sì. Cosa rende speciali i vostri abiti, le collezioni? I ricami, i pizzi sono molto particolari. Siete contenti di come sta andando l'evento, la fiera? Sì, siamo molto felici come va la fiera. È stato un piacere di essere qua, vedere tutti i nostri clienti internazionali e anche italiani. Sì. Lo show, sì. La sfilata, sì. Nella grande area eventi, un momento di grande moda, devo dire, sì. Che è stato acclamato, che ha avuto molti consensi. Sì, era bellissimo la sfilata, era molto bella. Vi siete emozionati? Sì, eravamo molto emozionati. È un piacere lavorare con mio padre e di fare la sfilata con i suoi disegni. È sempre una cosa molto speciale, e anche mostrare questi abiti a tutte le future spose. Possiamo chiedere a papà quanto è felice di avere... di lavorare con te? Are you happy to work with me? Very happy to work with you. She's the best. Lui è the best. Beh, padre e figlia. Sì, è bello. Sì, sì, è molto bello. Portare avanti la passione, il lavoro di papà, sì, e farlo, sì, con questo amore che tu hai, sì, sicuramente, sì, da quando sei nata. Sì, sì, per me è una cosa... Io adoro il mio lavoro, ma anche è più speciale perché posso continuare il lavoro di che papà. Ha fatto mio padre. Brava, complimenti. Sì, sì. Congratulations. Sì, sì, grazie mille. Demetrios. Demetrios. Grazie mille. Grazie a voi, grazie. Grazie mille. Amedeo, buon rientro e buon lavoro. Grazie, altrettanto, anche a te. C'è il tuo rappresentante. Maurizio. Buon lavoro, buon rientro. Grazie. Grazie di tutto. Grazie a voi. Per la disponibilità e di aver confermato il nostro marchio Demetrios. Grazie anche a voi. Per la stagione 2024. Grazie, gentilissimo. Buon lavoro, grazie a tutti. Buon lavoro, grazie. Più un pronto per voi.